I dolci. Ah, non l'avevo, pensavo fosse là. Mi risulta, dopo non so se sia vero, che questo signore avrebbe carteggiato con l'Europa per questo motivo. Se fosse così, io dico, esprimo a nome dei miei risparmiatori un enorme dispiacere, perché se al vedere una norma un funzionario scrive all'Europa, non ci siamo, non stiamo facendo squadra, c'è qualcosa che non va. Come si chiama Io non questo? ricordo Alessandro Rivera che è stato invitato, se mi per... è stato anche invitato qui perché volevo conoscere qual era. Volevo vedo i segni, va, io posso. Volevo conoscere qual era il suo punto di vista e mi sono permesso di invitarlo. Mi ha risposto che non poteva per impegni esserci. Io volevo capire quanto vero era il carteggio pro Europa e soprattutto la domanda che mi faccio è: ma quanti tecnici francesi hanno scritto l'Europa quando il buon Macron ha detto passo il 3% e me ne frego? Perché secondo me dobbiamo cominciare da lì, dobbiamo fare squadra e paese cominciando da chi i cittadini pagano per fare squadra e paese. Perché se no stiamo pagando la gente sbagliata. Perché se no stiamo pagando molto la gente sbagliata. Io so che è difficile avere a che fare con gli uffici pubblici, lo so che è tutto un ingarbugliamento ed è tutto. Però io il messaggio lo lancio perché tanto a me non costa nulla. Voi poi vedete cosa riuscite a fare. Se questo è vero, non lo so, lo chiedo a voi, per me è una situazione grave. C'è da dire che il dottor Rivera è la persona che era al tavolo quando abbiamo fatto il confronto con i vostri esperti e tecnici del MEF. Non abbiamo notizie di questo carteggio, però devo dire una cosa: la politica è forte quando va al di là delle convinzioni della parte tecnica. In questi anni, seguendo solo la parte tecnica, ci siamo ridotti così. Adesso c'è una politica più forte che, anche se la parte tecnica ha altre convinzioni, supera quelle convinzioni perché mette al centro le persone, in questo caso i risparmiatori. Quindi, secondo me, qui il problema neanche si pone perché, al di là delle singole convinzioni, l'Unione Europea si è allertata di suo e le risponderemo a tempo debito. Adesso risarciamo le persone, poi scriviamo le lettere di risposta e tutto quello che c'è Prego, da prego, prego, prego. rispondere. Sono d'accordo con Luigi e vado oltre e ritorno a quando Ugone parlava dei mezzi di informazione. Io so già che domani su qualche giornale o su qualche televisione orientato ci sarà scritto l'esatto contrario di quello che ci siamo detti qua dentro. Accetto scommesse. Accetto scommesse sul fatto che qualcuno racconterà, tanto che oggi sui giornali venendo qua ho preso l'aereo da Roma presto per arrivare a Vicenza e leggevo che c'è il governo che sta mettendo le mani sulle società che controllano le banche, stiamo facendo l'esatto contrario, perché se voi siete qua e se noi siamo qua, perché se voi siete qua oggi, lui che si fa il mazzo con i suoi danni, voi che siete qua col conto corrente in rosso, noi da vicepresidente del Consiglio, che oggi avremmo potuto essere in Abruzzo, in Francia o ovunque, siamo qua. È perché chi doveva controllare non ha controllato, perché Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone in Banca d'Italia e in Consob, azzerati. Dove erano sti signori mentre questi mangiavano? Dove erano? Altro che si offendono se cambiamo uno o due tizi in Consob o in Banca d'Italia. Azzerati dovrebbero essere. Vuoi dire due parole, Letizia? Prego.